maggioranza ai bilanci dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica, chiamata a programmare il rilancio di un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Intervento di fine mandato per la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, rompere gli schemi per nuove politiche di genere. Una commissione conciliativa a composizione mista per risolvere i contenziosi amministrativi tra pazienti, ASL Toscana Centro e azienda ospedaliera di Careggi. Il turismo che verrà. Sia maggioranza ai bilanci di esercizio 2019 e di previsione 2021 dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica. Le due proposte di delibera sono state illustrate in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Avvalendosi di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l'Agenzia svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale. Il bilancio 2019 dell'Agenzia ha chiuso con un valore di produzione di 8 milioni e 700 mila euro, composto per lo più da contributi regionali. Riguardo ai numeri del bilancio di previsione 2021, le risorse complessive a disposizione ammontano a 13 milioni e 174 mila euro per il programma di promozione turistica. La campagna 2021 sarà sempre Toscana Rinascimento senza fine, articolata però su 7 temi, così da facilitarne la commercializzazione e centrata su sostenibilità e digitale. Le linee di indirizzo della Regione sono quelle di dare avvio al testo unico del turismo che organizza la Toscana in 28 ambiti territoriali, tra gli obiettivi promuovere il turismo sostenibile e sviluppare il turismo online con un piano flessibile, pronto per diversi scenari e dedicato ai flussi turistici domestici e di medio raggio. Noi abbiamo 28 ambiti, abbiamo un pacchetto di 52 prodotti tipici e un'offerta turistica che sta cambiando anche nella domanda e nella richiesta, quindi con le permanenze più lunghe da parte di chi viene a soggiornare in Toscana, il relax che è uno dei temi che ci vengono più cercati, il lusso, quindi dobbiamo avere una grande attenzione a rendere flessibile quella che sarà la domanda e l'offerta da parte di Toscana Promozione nei prossimi mesi. Il bilancio è un bilancio di circa 15 milioni che ha una lieve flessione rispetto allo scorso anno per ovvi motivi, ma quello che cerchiamo di fare è muoversi in quei 7 ambiti che abbiamo individuato, che riguardano il turismo slow, che riguardano il turismo digitale, il turismo online, l'incoming rispetto all'outcoming, quindi preparare pacchetti valorizzando il nostro bene, il nostro patrimonio, condividendolo sempre con le associazioni di categoria. È quello che abbiamo fatto ascoltando 1500 operatori e che cercheremo di fare, cercando di dare e di preparare la strada per aiutare il turismo in un momento così difficile. È ovvio che in Toscana il turismo può essere sviluppato, deve essere sviluppato anche tramite le infrastrutture, deve essere sviluppato tramite la promozione, perché abbiamo una regione che è meravigliosa, una regione che tutti ci invidiano dal punto di vista culturale, di conformazione del territorio, dell'offerta turistica, e che quindi deve essere un volano di ripartenza post-Covid. Abbiamo una fortuna e la dobbiamo sfruttare. Certo, è impensabile farlo se non riusciamo prima a salvare tutte le attività che al turismo sono legate. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare al turismo, per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Il turismo, qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate. Non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Naturalmente adesso cambia completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno. Ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Io credo che Toscana Promozione Turistica dovrebbe impostare molto l'attività in questa direzione, utilizzando soprattutto tutti i canali dell'online, del web, e utilizzarli al massimo delle loro funzionalità. Questo credo che sia il primo e principale impegno che si dovrebbe prendere. Pari opportunità.
rompere schemi consolidati e promuovere processi culturali, formativi e informativi per sviluppare un'autentica parità di genere. È la sintesi dei 5 anni di attività della Commissione regionale per le pari opportunità, giunta a scadenza di mandato già da qualche tempo. La presidente uscente, Rosanna Pugnalini, ha illustrato in aula il bilancio di questo lavoro. Nel suo intervento Pugnalini ha ricordato le tante iniziative messe in campo, 85 sedute di commissione, 88 dell'ufficio di presidenza, circa 200 iniziative pubbliche e tanti patrocini concessi per sostenere la crescita culturale e per sviluppare pari opportunità in tutti i settori. L'emergenza sanitaria, ha detto Pugnalini, ha evidenziato 3 grandi temi sui quali abbiamo speso gran parte del nostro impegno: la fragilità femminile nel mondo del lavoro, il welfare che si poggia per oltre i 2/3 sulle spalle delle donne e l'assenza delle donne nei ruoli apicali e decisionali. Purtroppo non abbiamo, ad esempio, sopra i comuni con 50.000 abitanti, non ci sono sindache. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato fortemente su questo per promuovere proprio una partecipazione attiva anche delle donne, perché insomma abbiamo tante donne competenti nella nostra regione, in modo che possano andare a ricoprire ruoli istituzionali o apicali nei vari settori della società. Pugnalini ha ricordato quanto fatto sul fronte del contrasto alla violenza di genere, in particolare il monitoraggio annuale curato dall'Osservatorio regionale con dati messi a disposizione dai centri antiviolenza e la promozione del numero telefonico dedicato, il 1552. Questo tema del femminicidio non può passare in secondo piano. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese dobbiamo non solo mantenere alta la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Quindi io vorrei, insomma, che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza, perché evidentemente nella testa di tanti troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe, ma in tanti troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà, e dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. La commissione conciliativa. Risolvere i contenziosi amministrativi tra pazienti, ASL Toscana Centro e azienda ospedaliera di Careggi. D'ora in poi sarà possibile, grazie alla commissione mista conciliativa, un soggetto super partes a disposizione dei cittadini per dirimere le controversie con la pubblica amministrazione. La commissione si è insediata a Careggi ed è stata presentata dal difensore civico regionale Sandro Vannini. Noi abbiamo un ruolo di tutelare i cittadini verso le possibilità di miglioramento del rapporto alla pubblica amministrazione. Quando un centro unico di prenotazione ha solo un impiegato, mentre gli altri sono in altre funzioni, in quel caso come abbiamo fatto nella zona vicino Pisa, abbiamo sollecitato per rafforzare il CUP, che c'era un impiegato da solo che andava sinceramente in stress. Quelli sono problemi che possiamo risolvere e su questi siamo sempre a disposizione dei cittadini. Talvolta svolgiamo anche una funzione di far capire a taluni cittadini, anche nell'ambito dei percorsi assistenziali e sanitari, che la verità va individuata. Cioè che a volte il cittadino in una fase di emergenza sanitaria è più aggressivo e quindi ritiene di avere sempre ragione. Noi molte volte ha ragione, in quelle minori volte che non ha ragione lo facciamo ragionare noi, trovando il punto di equilibrio e rappresentando quindi anche la giusta offerta erogata dalle amministrazioni pubbliche. La Commissione Mista Conciliativa è un organismo di secondo livello per l'esame dei reclami relativi ai problemi relazionali ed organizzativi che provengono dagli uffici in relazione con il pubblico, mentre per i reclami relativi agli aspetti tecnico-professionali la competenza di secondo livello è del difensore civico regionale. La commissione si chiama mista perché è composta sia da rappresentanti dell'azienda che da rappresentanti delle associazioni di volontariato e tutela.
A presiederla è l'avvocato Francesco Pastorelli, delegato del difensore civico. Questo strumento, la commissione misto conciliativa, è uno strumento di secondo grado rispetto alle istanze dell'URP o anche di accesso immediato per le questioni più complesse, è uno strumento di tutela del cittadino. Quando un cittadino ha da lamentare malfunzionamento rispetto alla prestazione che ha avuto dal sistema sanitario, e ci possono essere perché ogni giorno sono decine di migliaia di cittadini che fanno accesso a una prestazione del sistema sanitario regionale, sanno che possono trovare l'URP come prima istanza che entro 30 giorni deve rispondere, o se no la commissione mista conciliativa, che è un organismo fatto con rappresentanti delle associazioni di volontariato, con dipendenti delle aziende, presieduto dal difensore civico, dal suo delegato in questo caso, che dà una risposta e deve dare una risposta alle questioni poste al cittadino. E questo ovviamente in aggiunta poi agli strumenti di tutela giurisdizionale, cioè il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi più gravi. ASL Toscana Centro e Azienda Ospedaliera di Careggi hanno deciso di nominare un'unica commissione per entrambe le realtà, anziché due distinte. Una caratteristica che sarà utile soprattutto per quei casi in cui si devono trattare problematiche relative al rapporto tra ospedale e territorio. E questa idea di metterci insieme tra l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera è un modello molto interessante, perché voi immaginate il percorso che fa un paziente che magari può originare in un ospedale periferico, in un distretto, e poi si viene a ricoverare a Careggi. Magari succedono delle cose, allo stato attuale bisognava presentare due pratiche diverse, prima alla USL e poi a Careggi. Quindi con tutta una serie di duplicazioni, istruttori, eccetera, e ciascuna commissione poi esprimeva un proprio giudizio. Però esprimeva un giudizio non sulla completezza del percorso che aveva fatto il paziente, ma su singoli pezzettini. Per cui un'iniziativa di questo tipo serve a unificare queste cose, a vedere tutta la storia del paziente, quindi da quando è iniziato l'eventuale problema, tutti i passaggi, e quindi a quel punto si dà una valutazione unica e quindi una risposta unica sul suo bisogno sia di salute sia di informazione, oppure di chiarimenti su pratiche corrette e scorrette che poi chiaramente vanno verificate. Faccio un esempio, no? L'ipotesi per esempio la riabilitazione post ricovero, no? Che vede protagonisti da una parte il territorio di un'azienda tipica territoriale come l'azienda USL Toscana Centro e dall'altra l'azienda ospedaliera. Quindi ecco, questo secondo me sarà molto importante, perché poi permetterà anche alla direzione di mettere in atto tutti quegli strumenti di natura anche correttiva, no? Nell'organizzazione dell'azienda stessa, perché mi rendo conto della difficoltà, no? Spesso per l'utente anche a capire il percorso, che non è semplice.